L'ultimo bronzer che ho è questo di Kylie Jenner, nella tonalità 100 khaki. Devo dire che i pack di questi prodotti mi sono piaciuti tantissimo, però l'illuminante non mi aveva fatto impazzire, la texture non era delle mie preferite, infatti quello l'avevo già declatterato. Questo bronzer devo dire che non è male, non è una brutta polvere, anche se, come ho detto sempre nel video Get Ready With Me, secondo me non è indicata per pelli particolarmente secche o mature, è più per pelli misto grasse, chi vuole un effetto levigante, per il resto si sfuma molto bene. Ma il problema principale è che su di me questo colore non mi piace, è un po' giallognolo, non mi fa un bel colorito, quindi per questo motivo, perché altrimenti comunque l'avrei tenuto, perché non ho, a parte qualche mese dell'anno, una pelle molto secca, mi sarebbe andato anche bene come polvere, però appunto come colore non mi piace e ho talmente tanti altri bronzer che mi piacciono tantissimo che questo non ha senso tenerlo, quindi questo lo Dirvi declatto. che invece vado a declatterare questo fondotinta di Maybelline, il Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight, e questo lo declattero semplicemente perché è in una tonalità troppo troppo chiara, mi fa veramente effetto cadavere, anche col bronzer mi sbianca tantissimo e non mi piace, l'accento Warm Ivory. Il fondotinta, per quello che l'ho provato, non mi sembra neanche male, non è così pesante full coverage come me lo sarei aspettata, quindi non male, però è veramente tanto tanto chiaro, effetto proprio fantasma, lenzuolo, e appunto non mi piace, sbianca troppo, quindi lui lo declattero. Poi qui abbiamo un gioiellino Lacoste Catrice Caviar Gauche. Sapete quanto io mi sia innamorata follemente di questa palette di Catrice insieme al bronzer della Disney. Per me sono le due scoperte low cost, o comunque tra le scoperte low cost più pazzesche di quest'anno. Questo era un gioiellino che per 10 euro bisognava, secondo me, assolutamente acquistare. Ha retto il confronto con Charlotte Tilbury non dignitosamente, di più bronzer favoloso. Questo blush mi piace un sacco e l'illuminante bellissimo. Quindi, insomma, una palette veramente bellissima. Quad di Hourglass, resta l'Ambient Lighting Edit Mini. Questo era di 2 anni fa, il mio unico prodotto Hourglass, la mia unica palette Hourglass, quindi questo assolutamente lo tengo. Vediamo quest'anno, perché le nuove palette sembrano molto interessanti. La tragedia veramente la vedo più per i prodotti viso, tra le novità di quest'anno più che ormai per i prodotti occhi, però assolutamente per il momento questo resta, è una meraviglia, è bellissimo, le polveri Hourglass sono meravigliosi, sottili, radiose, pazzesche. Resta By Terry, ve l'ho messa anche tra i miei prodotti costosi preferiti, la CC Palette, Brightening CC Palette, ma non va assolutamente da nessuna parte, è un gioiellino, uno spettacolo, la adoro troppo. Qui abbiamo la mega palettona di blush di Mulac. Ora, tutti questi blush sono troppi, oggettivamente non ho bisogno di tutti questi blush, però io questa palette non mi sento di declatterarla. Anche perché comunque le cialde sono facilmente refillabili, quindi eventualmente sto pensando che se mi capiterà di avere in altre palette delle cialde che mi interessano alla stessa dimensione, le potrei mettere qui e tenere solo quelle che mi interessano di più, ad esempio questi colori io non li utilizzo mai, anche questo ben poco, insomma i miei preferiti sono questi 5 sicuramente, questi 3 li potrei anche salutare, quindi la tengo e poi vediamo eventualmente se riuscirò a farci qualcosa. Poi Too Faced Natural Face, questa mi piace tantissimo, avevo anche l'altra di Too Faced, quella Sugar Peach, quella l'ho data via perché tra le due, visto che comunque ho già tante palette, ne volevo tenere una sola e decisamente io preferisco lei, anche se non era male. Anche l'altra, ma anche come tonalità, sicuramente preferisco questa. È un gioiello, vabbè, un po' sporca, comunque bellissima. Un blush stupendo, illuminanti, sempre con le texture che piacciono a me. Ma è molto bello anche questo blush Pink Sand, anche in inverno è bellissimo. Bronzer, questo è molto carino. Ce n'è uno che no, è un colore che non mi piace tanto, però insomma nel complesso è una palette bellissima di polveri luminose, sottili, belle belle. Poi
Vediamo, non sto più declatterando nulla, vabbè, non posso assolutamente declatterare il film Star Bronze and Glow di Charlotte Tilbury, che amo pazzamente, anche questo ve l'ho messo tra i prodotti costosi che più amo, così come assolutamente non va da nessuna parte la Tartelett Blush in Bloom di Tarte, che tra l'altro devo ancora provare, è ancora nuova. Ho intenzione di farlo a breve, quindi lei ovviamente resta. E questi due prodotti di Diego Dalla Palma, anche io li amo troppo. Questo duo è fantastico, fantastico. Un bronzer, un blush stupendi, polveri eccezionali, veramente poco decantate. Se ne parla troppo poco perché Diego Dalla Palma ha delle chicche impressionanti e anche a prezzi magari, dico, non è low cost, però più accessibili rispetto ad altri brand, la qualità non è da meno. Questo è lo Strike a Pose che era uscito questa primavera. Questa palettina. Allora, questa è l'illuminante che non mi fa impazzire, ma i due blush sono fantastici. Poi il bello delle polveri di Diego Dalla Palma, da un certo punto di vista, è che non sono pigmentatissime. Quindi si riescono a gestire molto bene anche colori molto accesi, anche perché magari amo un effetto molto molto soft del blush. Se invece, come me, lo amate un pochino più visibile, si può stratificare un attimino e l'effetto si ottiene assolutamente. Poi, questo è nuovo, ce l'ho da poco, quindi assolutamente lo tengo, il blush trio di Anastasia Beverly Hills, mi piace un sacco. Bellissimo, queste tonalità un po' berry mauve come piacciono a me, infatti si chiama Berry Adore, veramente bello, una bella scoperta delle polveri davvero ottime queste di Anastasia. Poi qui assolutamente tengo, ho anche aspettati la Love Glow Cheek Palette, quindi la palette con queste quattro cialde uscita per San Valentino della Denona. Amo in particolare queste due cialde e no, anche l'illuminante è bello. Questa cialda la uso poco, però davvero bellissima. E tra l'altro, Natasha Denona dovrebbe sempre mettere questo sportellino che copre i prodotti in crema perché il prodotto non si è minimamente seccato, è perfetto. Mentre aspettate, non ha lo sportellino per chiudere il blush in crema, quindi funziona ancora assolutamente, è ancora bellissimo, però devo sempre prima un pochino passare il prodotto con la sponge perché lo strato iniziale è sempre un pochino più secco, proprio perché non ha lo sportellino, però assolutamente funziona ancora benissimo, è super scrivente, è perfetto, però se ci avesse messo anche qui la protezione avrei gradito di più. Infatti questo prodotto lo voglio mettere nel progetto di smaltimento prima che, non so, poi il blush si secchi troppo e non scriva più, mi piangerebbe il cuore perché lo amo. Poi tengo assolutamente la palette di Alice Basso, la Twist and Shine, che ho preso anche questa non da molto, è stupenda, con queste due cipre che si chiamano cipre magiche, che vanno benissimo utilizzate sia sopra il fondotinta, sono ottime, sottili, levigranti, opacizzanti, ma anche da sole perché comunque danno un pochino di coprenza, vanno un po' a uniformare, sono perfette in estate da utilizzare anche da sole. Bellissimo il blush cotto luminoso di questo colore stupendo, l'illuminante anche una texture pazzesca, peccato che sia molto molto chiaro, quindi sicuramente non adatto a tutti e quindi va bene per una carnagione fair o light, non di più, ecco. E il bronzer è l'unica cialda che non mi piace perché è praticamente un ombretto metallizzato, quindi si può utilizzare come ombretto, però nel complesso è bellissima. Poi, qui ho la palette di Kiko della Mood Boost che ho utilizzato tantissimo quest'estate, una bellissima riscoperta. Mi piace tantissimo il bronzer, i due blush che vado a mischiare insieme, l'illuminante Nii, però nel complesso è molto molto carina, è la mia unica palette viso di Kiko perché ho invece, avevo già declatterato quella della collezione natalizia di quest'anno perché quella non mi aveva fatto impazzire. Quindi tengo assolutamente lei, una delle mie palette preferite, la Fire Queen Fluoroscope di Benefit. Questa assolutamente la tengo. Già precedentemente vi avevo detto che ho declatterato quella più vecchia di Benefit, che non mi piaceva praticamente perché i blush erano poco pigmentati. Mi è spiaciuto solamente per Cookie, l'illuminante, che comunque mi piaceva, per quanto sia molto molto intenso. Per i miei gusti era un bel illuminante.
però chissà adesso, magari con una nuova palette di Benefit se lo ribecchiamo sicuramente. Qui Instant Look of Love in a Palette di Charlotte Tilbury, perché a me fa letteralmente impazzire, me ne sono innamorata, è comunque una bella palette viso e occhi. Non l'ho sfruttata in realtà come avrei voluto, anche perché quest'anno comunque anche in viaggio ho preferito portare altre palette, altri prodotti, però ovviamente è molto bella, insomma la qualità è quella di Charlotte Tilbury, sono le polveri che troviamo anche singole, l'illuminante un po' scuro perché ho scelto la versione più scura perché a me piaceva questo ombretto tipo top coat glitterato, però si può usare anche lui come ombretto, quindi no, io non riesco veramente a declatterarla. Diciamo che non è essenziale, soprattutto se come me avete anche dei prodotti singoli di Charlotte Tilbury, però è proprio bella e comoda da viaggio, perché racchiude viso e occhi, e in più c'è un blush, e io comunque non ho blush singoli di Charlotte Tilbury, devo dire che i blush non mi avevano letteralmente folgorata. Forse. Allora, ho tenuto per il finale queste palette più un blush, perché devo fare un confronto, qui è dura, perché abbiamo la Kali Kissed di Smashbox, che è questa palette bellissima, che io amo follemente per questi due blush, sono blush scriventi da delle tonalità veramente meravigliose e mi piacciono tantissimo comunque anche le formule degli illuminanti, veramente stupenda questa palette, a me piace proprio tanto. E abbiamo poi le palette di NARS, anche NARS, cosa vogliamo dire a NARS, insomma le polveri sono effettivamente oggettivamente ottime. Il problema è che non le uso così tanto queste due palette di NARS. Ho la Narcissist, questa anche è bellissima, mi piace un sacco per queste due cialde, però devo dirvi la verità che il resto questo non lo utilizzo mai, questo è un rosa praticamente viola, fa un po' effetto livido, non mi piace, questo una sorta di illuminante scuro, blush chiarissimo, quindi non mi piace, non lo utilizzo, c'è un bel illuminante, però insomma di illuminanti ne ho, non mi mancano, e quindi mi rimangono queste due cialde. Questo colore è bellissimo, però è sempre della tonalità dei rossi, e ho dei blush singoli rossi, con secondo me un colore molto molto simile, e questo colore io adesso voglio metterlo a confronto perché mi è venuto in mente che ho questo blush di NARS che è Arosed. Oh, scusate, voi non lo vedete, ma non dico che è proprio identico, ma al 100%, ma insomma siamo veramente lì, sono troppo simili secondo me per giustificare il fatto di avere tutte e due. Questo mi piace tantissimo e preferisco avere la taglia che è full size, però è compatto, sottile, piuttosto che avere tutta la palette con dei colori che poi non utilizzerei praticamente mai. Questo ce l'ho già, gli altri non li uso mai, sì, magari l'illuminante, ma gli altri 10 che mi piacciono altrettanto, e anche questo colore di blush non è sostituibile. Quindi questa io la vado a declatterare. E l'altro problema è Orgasm on the Beach, che è questa palette che è uscita 1 o 2 anni fa per l'estate, molto bella, se qui sono polveri opache, qui abbiamo polveri luminose, molto sottili, insomma belle, però vi dico la verità che l'ho sfruttata poco e non pensavo, e siccome sono palette che costano non le voglio lasciare lì a morire nei cassetti. E anche qui, belli gli illuminanti, ma insomma, tenere la palette per un illuminante veramente non ha senso per la quantità di illuminanti che si utilizza. Questo sarebbe un bronzer, ma decisamente non ho bisogno di bronzer, non è neanche il mio colore preferito, ho 3 milioni di bronzer. Questo colore non fa per me, lo sapete, sì, questo rosa è carino, però non è neanche il mio colore preferito, perché comunque è un rosa abbastanza chiaro che si perde molto, e c'è questo bellissimo rosso, ma anche qui tenere la palette per un rosso, no, è bellissima, veramente mi piange il cuore, però non voglio più lasciar veramente marcire, diciamo in questo modo, i prodotti nei cassetti, perché se li lasciamo lì anni poi questa è la fine che fanno.
E se alla fine mi rendo conto che dopo un bel po' di tempo io il prodotto non lo utilizzo mai, devo prendere coraggio e lasciarli andare e farli arrivare in mani di chi sicuramente li utilizzerà più di me perché sono prodotti meravigliosi. Non butto nulla, assolutamente, li ho pagati come potrei mai buttare questi prodotti, pagati neanche poco. Quindi non si butta assolutamente nulla, sia ben chiaro. Non voglio solo tenere cose che non uso e quindi li lascio ad un'altra In questa destinazione. palette di Neve Cosmetics intanto ho messo le tre tonalità di blush di Mulac che ho tenuto, queste tre che più mi piacciono, più un blush di NYX che avevo tolto dalla sua scatolina, insomma, dalla sua confezione perché non riuscivo veramente mai ad aprirlo. NYX fa dei pack veramente tremendi, a volte durissimi da aprire. E così qui ho questi quattro blush. Ho tenuto solo le tonalità che mi piacevano. E passiamo al capitolo più tragico, perché parliamo di blush e sapete che ho un'ossessione proprio per i blush. Penso che sia il mio prodotto proprio in assoluto make-up preferito, che se la gioca con le palette viso, ma di blush sì, ne ho parecchi. E anche qui avevo già fatto lo stesso una selezione perché me lo sono proprio imposta, per quanto per me sia veramente difficile. E non so se riuscirò ancora a fare qualcosa, vediamo. Tanto ormai avete capito che si passa da decluttering a makeup collection in un attimo perché è veramente dura, però io amo troppi blush. Allora, di Clinique ho questo blush, un Cheeky Pop Pearl nella tonalità 05 Ruby Pop, che tra l'altro ho preso da poco su Privalia con una delle svendite su Privalia. A volte capitano delle offertone su dei prodotti pazzeschi. Proprio ultimamente ho preso anche un altro prodotto make-up a un prezzo super che mi dovrebbe proprio arrivare in questi giorni, non vedo l'ora. Qui ho questo confetto bellissimo di Rare Beauty, questo blush nella tonalità Nearly Berry, questo è in crema, bellissimo, mi piace un sacco, una tonalità proprio rossiccia berry, stupenda, che tengo assolutamente. Qui ho uno dei miei blush cotti preferiti in assoluto di Kiko della collezione Lost in Amalfi in questa tonalità 04, che vabbè, non vi dico neanche quanto mi possa piacere una tonalità del genere, quindi questi blush proprio non potrei mai, mai toglierli dalla mia collezione. Poi un altro dei miei blush preferiti in assoluto è questo di Tarte nella tonalità Blushing Bride. Mi piace da impazzire anche questo blush. Bellissimi i blush di Tarte, formula texture opaca, però molto sottili, levigante, veramente, veramente ottimi. Qui ho questo blush di Stila, un convertible, nella tonalità petunia, che avevo preso perché avevo sentito dire per caso che veniva utilizzato in una serie TV, forse Bridgerton, adesso non mi ricordo più, da una protagonista. Il colore mi aveva colpito subito, perché vedete che ha questo fragola, e mi piace tantissimo anche lui. Questo rimane magari un pochino più morbido, un po' più emolliente sul viso rispetto, non so, ad una formula come questa di Rare Beauty, quindi particolarmente indicato secondo me se si ha una pelle normale secca, però non mi rimane un ciuccio sul viso, ecco, quindi mi piace veramente tanto. Poi ho un blush cotto di Mesauda della collezione Red Valentine nella tonalità 102, anche qua stupendo, con questa cialda a cuore, ma è bellissimo proprio il colore e la formula, mi piace veramente, veramente un sacco. Di Mesauda, ve lo mostro già, ho anche questo blush in glow nella tonalità Golden Hour. Questo è un colore che mi piace un sacco. Avevo anche Orangina, ma quel colore non so perché l'avevo preso, per me non andava bene. Questo in realtà è in mini taglia perché l'ho ricevuto in omaggio da Pinalli prendendo dei prodotti Mesauda. E invece il colore è proprio per me. Sono blush molto luminosi, molto molto luminosi, però veramente belli, setosi, sottili. Quindi questi due colori di Mesauda li tengo perché mi piacciono troppo. E tengo anche il blush di Kylie Cosmetics nella tonalità Winter Kiss, che è questo rosa freddo, un bellissimo rosa freddo per chi ama appunto
appunto questo tipo di tonalità, tanto che vi dirò, a me è piaciuto anche di più del Dior Backstage Rosy, nella tonalità sempre rosa freddo. Non lo so, mi è piaciuto di più perché quello di Dior era veramente poco poco pigmentato e questo colore invece, certo, è chiaro, però lo riesco a costruire meglio. Quello di Dior dovevo applicarne veramente un sacco perché si notasse un pochino. Infatti so che è amatissimo, ma io non sono riuscita ad apprezzare così tanto la fama di quel blush. Sicuramente se voglio un rosa freddo preferisco questo di Kylie. Rosa freddo è poi una tonalità che mi piace proprio in inverno, come in estate mi piacciono più le tonalità che vanno a dare l'effetto arrossato, un po' scottata dal sole. Queste invece sono proprio i colori dell'inverno. E l'altro brush freddo che amo tantissimo è il Down Boy di The Balm. Anche questo è bellissimo e io questi due li preferisco a quelli di Kylie Cosmetics. Tra l'altro non è proprio uguale a quello di... a quello di Kylie, anzi è leggermente più intenso questo di The Balm. Devo dire che forse questo di The Balm è il mio preferito in assoluto, però mi piace molto anche quello di Kylie, anche perché la formula di blush di Kylie è molto levigante, bellissima. Poi qui ho i due blush di Nabla della linea Skin Glazing nella tonalità Lola e Adult Solly, bellissimi. A me piace tantissimo la formula dei blush illuminanti degli Skin Glazing, quindi questi li tengo perché li amo molto, questi colori sono proprio nelle mie corde. Non ho amato tanto il bronzer, infatti quello l'avevo dato via perché l'ho trovato veramente poco poco scrivente, poco pigmentato. Poi ho due blush di Clio Makeup, i Cute Love, e anche questi devo dire che mi piacciono molto e sono tra i prodotti di Clio che mi piacciono di più. Io ho la tonalità 99% Angel, questo rosato, molto bello. Devo dire che mi piace molto la polvere, l'effetto, la durata, mi trovo bene. E l'altro che mi piace molto è Make Your Move. Bellissimo, ovviamente sempre questi toni un po' più intensi che a me piacciono tanto. E infine ho questo blush di Doll Beauty, Pretty Fly, nella tonalità Sea La Vie, che visto così veramente spaventa perché è un rosa proprio acceso, un po' Barbie, insomma un rosa che può spaventare un po', invece sul viso è bellissimo, mi piace tantissimo come tonalità e sono dei blush molto carini con una bella formula a un piccolo prezzo, perché l'ho preso su Look Fantastic, era anche scontato, non l'ho pagato tanto. E niente, quindi qua siamo già partiti malissimo perché non ho declatterato nulla. Poi passiamo a quest'altra fila di blush, anche qui, blush che amo molto, di cui si parla poco, KVD Everlasting, tonalità Peony, questo bel rosa, anche qui opaco, un bel blush sottile, stupendo, che fa un bellissimo effetto sul viso. Invece blush luminoso, abbastanza low cost, un bel luminoso, è questo di Milani, e vabbè anche qui io ho la tonalità Red Vino, il colore è pazzesco, ha dei micro brillantini all'interno che si vedono anche in cialda, però devo dire che pur non amando glitter o brillantini sul viso, questo blush non rilascia proprio dei brillantini particolarmente visibili, quindi l'effetto mi piace comunque tantissimo, il colore è stupendo, io lo amo, è uno dei miei blush low cost preferiti. Poi, allora, poi passiamo a MAC, qui però abbiamo un blush di Becca. Questo è forse l'ultimo prodotto di Becca insieme al correttore, che è più un leggero illuminante che sto terminando, che mi è rimasto. È il Luminous Blush nella tonalità Snapdragon e questo è anche un colore che io adoro follemente, un rosa corallo pazzesco, veramente questo lo amo tantissimo, è un blush luminoso bellissimo. Gli illuminanti ad oggi non li ho più amati molto, ma questo blush rimane sempre stupendo. Poi blush super low cost che ho e che ancora devo provare è questo di Essence, il The Blush nella tonalità Beloved, e niente, questo lo proverò presto quindi lo tengo. Poi ho il blush di Glowish, che mi piace tantissimo quanto la terra, tonalità 04 Charming Cherry.
questo ha un bellissimo colore ciliegia e mi piacciono proprio queste polveri di glowish perché sono anche qui sottilissime, quasi cream to powder, infatti non spolverano, stupende, questo è un colore ciliegia pazzesco. Poi un blush che invece devo ancora provare è questo di Shiseido, è un blush in crema ma dovrebbe essere un po' particolare, tipo una mousse, ne ho sentito parlare benissimo, la tonalità 01 Sonoya, questo quindi lo lascio qua perché devo provarlo. Poi blush low cost che anche mi piacciono molto, sono questo di Max Factor, stupendo, veramente bellissimo, nella tonalità, questo è un cream puff nella tonalità Cheeky Coral. È stupendo, un rosso corallo, in realtà è luminoso, un radioso luminoso, non per nulla matte, come invece boh, viene descritto perché si chiama Cream Puff Blush Matte, però è veramente stupendo, uno dei miei blush ormai preferiti per l'estate. E l'avevo preso perché avevo sentito dire che era molto simile al famoso blush di Chanel Rouge Profonde che io ho, da un colore secondo me pazzesco. Ve li metto a confronto e direi che questo è più un corallo, più su un corallo acceso, mentre questo più un rosso bruciato. Diciamo che poi l'effetto effettivamente sulle guance è molto simile, però non sono proprio identici, ma appunto venivano paragonati. Poi ho questo blush di Kiko che ho preso ultimamente della linea Smart solo perché volevo questo rosso pazzesco che fa un po' paura, lo 08, devo ancora provarlo, ma insomma queste tonalità messe proprio in una puntina d'estate, poi secondo me sono meravigliose. Se si vuole ricreare un po' l'effetto Biancaneve con i miei toni, secondo me questi colori sono molto belli. Poi di Nars ho questa mini taglia di Orgasmix, anche qui un bellissimo rosa corallo, ricorda un po' quello di Becca. Anche questo cosa vi dico a fare, come faccio a declatterarlo, è stupendo. Infine si rimangono i MAC. Allora, ho questa meraviglia presa ultimamente di MAC in collaborazione con Stranger Things, He Likes It Cold, anche qui siamo su questi rossi bruciati. Mamma mia, che cosa non è questo blush! La polvere poi per me, in particolare di questo prodotto, è sensazionale. È quasi un pochino sopra i classici blush di MAC che io amo e di cui mi rimangono queste due tonalità, perché quelli più vecchi ormai nel tempo li ho già salutati e declatterati, quindi mi rimane Frankly Scarlet, che è sempre questa tonalità un po' sul rosso, ma è diversa da questo di Stranger Things, perché questo è un rosso un po' più acceso, mentre l'altro è più rosso bruciato. E poi sul fucsia, che è questo fucsia, anche qui un colore che veramente spaventa. Poi Glow Play Blush ho Rosy Does It, che è uno dei miei colori preferiti, questo rosa scuro stupendo. E l'altro colore che ho dei Glow Play Blush è No Shame, questo ce l'ho in postazione perché lo sto proprio utilizzando ultimamente, io questa formula la adoro, veramente mi piace un sacco. Bisogna trovare un po' il modo giusto di applicarli per rendere la loro bellezza, secondo me, al 100%, ma sono veramente fantastici. E poi ho questo dell'edizione limitata Cherry Tree Glow Play Blush, che ha un colore sempre, vedete, un po' acceso tipo No Shame. Questo però è proprio un fragola, è stupendo, questo ancora non l'ho iniziato, non lo tocco finché almeno non finisco lui, perché appunto sono tonalità abbastanza simili. Rare Beauty Blush Liquido tonalità Grace, assolutamente resta, così come resta questo blush in stick di Lancôme nella tonalità, questa è la 03 Wild Ruby, perché è un rosso, guardate che bello, un rosso rosso che è una cosa pazzesca, perché questo, molti altri blush che ho sul rosso sono più rosso bruciato, tranne forse proprio questo di Kiko in polvere che è un rosso rosso e questo blush appunto in stick di Lancôme. Qui ho un blush in crema di Sephora Collection Flushed Blush, devo ancora provarlo.
magari presto lo proviamo insieme. Il bellissimo blush di Kiko della collezione Blue Me, di questo vi ho parlato ultimamente nell'ultimo video dei top, è stupendo. Altro mio blush, che in assoluto è tra i miei blush preferiti, questo liquido di Natasha Denona nella tonalità Serum Blush Liquid. La tonalità non c'è scritta, comunque è quello più scuro, ce ne sono tre. È quello più intenso, rosso, stupendo. Ho qui due blush di Basic Gaia, tengo entrambi perché mi piacciono tantissimo le tonalità. Questo che ho utilizzato un po' di più è Builder, che è questo colore anche qui. Questo è più un malva intenso, scuro, con una punta di viola all'interno, bellissimo, è bellissimo. E l'altro colore che ho è Basic Squad, anche questo molto bello. Due blush di Benefit, Shelly e Krista, nelle taglie mini, e anche questi, di questi vi parlerò presto. E poi blush liquido di Laura Mercier, che ho preso quest'estate in sconto su Cal Beauty. È tutto un po' sporco, devo pulire un po', tonalità parasol, questo devo ancora provarlo, quindi è una novità assoluta che tengo. Lo so, non riesco a fare nulla con i blush, ma tutti quelli che ho li amo follemente, da appassionata quale sono dei blush, non ce la faccio proprio a declatterarli, e gli altri che non ho ancora provato, devo prima provarli. Vi ho mostrato appunto questo di Chanel che non va da nessuna parte, e il MAC. Qui ho il Bloom Highlighting Blush di Natasha Denona, che è un bellissimo blush, sempre estivo, corallo, iper luminoso, è molto luminoso, mi piace particolarmente in estate, ci sto attenta perché ho la cialda distrutta. Poi di Honest Beauty ne avevo due e ho tenuto solamente la tonalità Peony Pink. È un blush in crema rosato bellissimo, è strautilizzato, e questo voglio portarlo avanti nel progetto di smaltimento perché è veramente tanto utilizzato. Bellissimo blush di New Six nella tonalità Sweet Sangria, che ho utilizzato un sacco quest'estate, anche qui una puntina è perfetta per creare l'effetto un po' abbrustolita dal sole, ed è una sorta di cream to powder, perché poi sul viso, pur essendo un blush liquido, diventa quasi come una polvere, si autosetta, è fantastico. Aspettate qua, ho Kiko che vediamo dopo. Poi qui ho il blush di Pat McGrath, che ovviamente resta Divine Blush, tonalità Love Struck. Questo è il mio colore in assoluto preferito. Ho avuto anche una palette viso di Pat McGrath, ma quella l'ho data via perché come tonalità non mi piacevano quanto questa. Questo è proprio il mio colore preferito, e punto alla tonalità rossa di questi blush, o comunque ad uno dei nuovi blush che sono un duo con la parte più luminosa. Mi sa che prima o poi con uno sconto cedo a quelli, perché ho capito circa quali sono i colori che mi piacciono un po' di più. Cheek Kiss di Mesauda, tonalità 104, bellissimo anche questo, formula in realtà cream to powder, perché poi è asciutto sul viso, sembra quasi una polvere, si sfuma benissimo, il colore è stupendo, lo amo questo prodotto di Mesauda. Poi ho il duo, questo forse ve l'ho già mostrato nelle palette viso, perché è Love Cheek Duo, sì, questo dovrei averlo già mostrato, che lo stavo utilizzando e l'ho messo qui. Poi Claren Jolly Blush 04, l'ho preso per caso questo blush perché avevo un super sconto, l'ho pagato 13 euro, è stupendo, non ne parla nessuno, è stupendo, è bellissimo, vabbè, sempre la mia tonalità un po' malva, rosa scuro, intenso, ma la formula è bellissima. Sono dei blush che se vi capita provateli perché sono bellissimi. Poi Dolce Gabbana, questa chicca, insomma qui abbiamo anche dei pezzi da collezione mica da ridere, 310 Dahlia, il mio unico prodotto di Dolce Gabbana in full size, guardate che roba. Io mi ero già innamorata a prescindere di questo pack con le rose, che è una cosa pazzesca, e questo colore è il mio, quindi vabbè, questi prodotti proprio io li amo follemente. Comunque è bellissimo proprio anche come formula, si paga il pack, si paga il brand, però
Questo è uno dei casi in cui il prodotto è anche molto valido, perché sappiamo che non è sempre così, ma qui sì. Di Dior invece il mio unico blush è questo Rouge Blush nella tonalità Miss, che è un altro colore che mi piace moltissimo, poi è bellissimo che abbiano anche la loro sacchettina di velluto. E qui siamo su un bel rosa vibrante. Molto bello, tra l'altro i blush di Dior ho notato che sono quasi introvabili, sia in negozio che sui siti delle profumerie sono praticamente tutti sold out, non so come mai. Poi qui ho un blush che devo ancora provare, Chiara Ferragni Highlighting Blush, Blush Me Up, bellissimo pack devo dire, a me piacciono molto i pack di questa collezione, ho ancora dei pezzi da provare. E questo dovrebbe essere un rosa pesca luminoso. Vabbè, vi aggiornerò. Niente, anche qui sono i miei colori, quindi non potrei mai declatterarlo. Mi piace tantissimo la formula. Avevo declatterato già un po' di mesi fa il bronzer perché quello non mi aveva fatto impazzire, anche perché la tonalità era veramente tanto, tanto chiara. Il blush invece è bellissimo, tanto che. Sì, ne ho pochi, no. Però un giorno mi piacerebbe provare anche quello singolo. Poi cosa rimane? Cover FX. Vi devo parlare di più di questo blush, che ha un duo stupendo. Io ho la tonalità Mojave Mauve, si dovrebbe trovare solo su Beauty Bay. Io l'ho preso lì. A parte, vabbè, il colore, guardate che roba! Parte opaca, parte luminosa, è stupendo, ma. Effettivamente ve l'ho mostrato molto poco, ve lo devo riprendere perché merita molto. Poi collezione Too Femme di Too Faced, questi sono anche i blush che ho ancora nelle scatoline. Poi pian piano nel tempo le vado a togliere, ma di questi ancora non mi sono convinta perché sono tutti molto belli, anche qui pack stupendo. Anche qui bellissimo blush rosa pescato, si vanno a togliere i glitter iniziali che ci sono sulle farfalle. Secondo me è un bel blush luminoso, molto molto carino. Ed oggettivamente anche da collezione, ma devo dire che la collezione Too Femme è una delle ultime collezioni di Too Faced che mi è piaciuta in assoluto di più. Anche la palette occhi mi piace un sacco. Blush di Diego Dalla Palma, Turn On the Blush, preso super scontato su Look Fantastic dopo parecchio tempo che era già uscito perché era una collezione in edizione limitata. Quindi non so se si trovi ancora, se vi capita, è meraviglioso. Questa è una di quelle chicche di Diego Dalla Palma che dovrebbero meritare. Super attenzione come ad esempio i duo viso o l'ombretto mono super sparkle perché ha veramente delle chicche pazzesche Diego Dalla Palma, guardate che roba con tutti questi colori rosa, pesca, colore più chiaro, luminoso, no, è veramente un gioiellino secondo me questo blush.